squalifica la città di Castellammare in questo caso. Io ringrazio innanzitutto Patrizio Addis, l'assessore all'ambiente, e non solo, anche assessore al bilancio, lei nasconde un po' le redini, i premi di vita. E poi ringrazio il nostro ufficio ambiente che sicuramente ha lavorato alla buona riuscita della conferenza stampa, ma soprattutto si è lavorato, e credo che questa sera ne vedremo quelli che possono essere poi gli scenari futuri, eccetera, ha lavorato affinché insomma si vada a realizzare questo progetto, che è un progetto, come ho detto prima, che qualifica bene e soprattutto comincia a dare dei segnali anche ai cittadini, ecco, perché non si può vedere che uno fuma, che butta lì, ma non c'è spesso qualcuno che li prende, ma non c'è il posacenere, vabbè, ma fumi te, se poi vai a vedere alla fine ce n'è uno 50 metri prima, uno 50 metri dopo, fai 50 metri e vai, allora bisogna partire proprio da questi fondamentali, che sono quelli che mancano. Ognuno vuole il posacenere a portata di mano, il negozio, entrare dentro con la macchina, funziona tutto così. No, allora non deve più funzionare così, è evidente. E questo progetto, ribadisco, è un progetto assolutamente bello, all'avanguardia. Io ringrazio gli estensori del progetto e mi auguro che poi insomma si possa anche implementarlo, perché insomma iniziamo con 10, mi sembra, con 10 colonnine, ma ciò non toglie che si possa aumentare la dotazione se vediamo che i risultati sono, da questo punto di vista io ve lo dico. Adesso istruiremo anche i nostri vigili, oltre alle nostre guardie ambientali qua che sono presenti, che ringrazio, che sono, vigileranno. Noi abbiamo fatto una convenzione con le guardie ambientali proprio perché sui temi ambientali, e questo è un tema che, lasciatemi dire, spesso, però consistente, perché di CIC ce n'è dappertutto, ovunque, assieme si possa fare in modo che insomma il mondo sia più pulito, ecco, quello è poi l'ultimo e ultimo, cercare di lasciare ai nostri figli un mondo più pulito e più vivibile. Questo è quando, quindi io davvero vi ringrazio tutti per l'avvio di questo progetto, e ne vedremo, ma io sono sicuro che i risultati saranno buoni. Ne vedremo sicuramente gli effetti positivi. Grazie.